Magia dello schiaffo le carte. Dopo aver mescolato un mazzo di carte, chiedi allo spettatore di sceglierne una, ad esempio questa qua, gliela fai vedere e memorizzare. Dopodiché gli dici di dirti stop in un punto qualsiasi, stop, tipo qui. Concludi il taglio. Ora, gli dici che semplicemente osservando il mazzo di carte tu selezionerai alcune di queste, ad esempio ne selezioni quattro, queste qua, e fra queste quattro carte ci sarà la sua. Vediamo un pochettino, mescoliamo. Attenzione, digli di mettere il pugno in questo modo, di tenere un pochettino forte tra indice e medio, e tu farai 1, 2, 3. Tutte le carte volano via tranne quella dello spettatore. Com'è possibile? Te lo spiego subito. Per fare questo gioco di magia, una volta che avete mescolato, guardi l'ultima carta in fondo, sarà la carta chiave. Questa qua è la carta dello spettatore, la fai memorizzare, ora ti fai dire stop, stop, la carta la metti qui e sarà sopra la carta chiave. Quindi tu vai a vedere quale carta c'è prima dell'asso di fiori e questa sarà quella dello spettatore. Ne prendi altre quattro casuali, non importa quali. Ora mescoli queste quattro carte quanto vuoi, basta che tieni l'ultima in fondo, deve essere l'ultima quella dello spettatore. Facendo la stessa cosa che ho fatto prima, l'unica che rimane sarà proprio quella dello spettatore.